Alessandro Varisella, tramite il derby qui col Gaeta al Comune di Sperlonga, è andata male, 2-1 il finale, però è stata comunque in linea di massima una grande partita da parte di due belle squadre, no? Sì, è stata una partita tattica studiata a tavolino da ambo le squadre, poi un episodio ha cambiato la partita a favore del Gaeta, un errore nostro in difesa, troppo già su un calcio d'angolo, che loro sapevano le marcature come devono essere, ci ha permesso di andare in svantaggio, però c'è stata una grande reazione della squadra, c'è stata anche sul 2-0, abbiamo fatto il 2-1, insistentemente il secondo tempo abbiamo fatto la partita noi, però bisogna dare atto al Gaeta che ha voluto a tutti i costi la vittoria e quindi adesso ci rimbocchiamo le maniche pensando già a domenica prossima. Che cosa ti manca Fabio Feste in questa partita? Oppure non è una scusante? No, non è nessuna scusante. Noi abbiamo una rosa di 23 giocatori, sono tutti all'altezza per poter affrontare questi tipi di partite. Da parte nostra c'è stato un primo tempo un po' così, dove avevamo studiato la partita di fare delle ripartenze veloci appena rubato palla, non ci siamo riusciti perché per nostro demerito. E niente, poi il secondo tempo loro hanno trovato il gol come ho detto prima, però mi è piaciuta la reazione della squadra e quindi dobbiamo lavorare su questo. Come hai visto questo Gaeta rispetto all'andata? Gaeta è la solita squadra che conoscevamo già, una squadra ben disposta in campo, una squadra che gioca a pallone e che quindi eravamo convinti che ci poteva mettere in difficoltà se potevamo lasciare spazio a qualche giocatore loro. Questa sconfitta che cosa significa? Niente, noi dobbiamo ripartire subito, consapevoli dei nostri errori, ma dobbiamo subito ripartire perché il campionato manca ancora 8 partite e quindi partiamo oggi con le ferro, ancora nulla è variato e quindi dobbiamo andare avanti così. Quindi il distacco è rimasto minimo, diciamo, da Colleferro. Sì, sì, il campionato è questo, oggi tocca a te, domani tocca a qualcun altro, le squadre sono molto equilibrate nella classifica alta sopra e noi domenica dobbiamo preparare questa partita perché dopo due sconfitte dobbiamo cambiare il ruolino di marcia. Domenica chi viene a Gaeta? Il Boville. Quindi partita, diciamo, sulla carta facile. Ma non è così, sono squadre che vengono a lottare, si vengono a chiudere a Itri e quindi avremo filo da torcere e noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Ma domenica recupererai Fabio Festo oppure ancora fuori? Mo vediamo, lui ancora c'ha i punti in testa, un problema al gluteo, vediamo un attimo se per domenica è a disposizione. D'accordo, in bocca al lupo. Previ.